A 8 giorni dal Roma Pride non si è ancora un percorso. 3 dinieghi, 3 percorsi, una infinità di ostacoli burocratici, ancora non si ha una partenza e un arrivo. Tutte le motivazioni sono state abbastanza pretestuose, abbiamo deciso di fare ricorso al TAR per avere ragione in punta di diritto, ma nel frattempo abbiamo il problema di riuscire a fare questa manifestazione. Oggi si è riunito il coordinamento che ribadisce in modo chiaro ed evidente che il 13 giugno la manifestazione a Roma ci sarà. Un appello a tutti i cittadini a esserci vicini e solidali, sia per i nostri diritti, ma anche perché con questi ostacoli, con i vari divieti, si è creato un rallentamento alla manifestazione e quindi di fatto un attacco alla manifestazione stessa, alla buona riuscita, quindi un modo surrettizio per far sì che la manifestazione fosse diminuita, quindi un attacco alla libertà di manifestare, che è di tutti. Abbiamo dato, ribadiamo questo giorno, quello del 13, e diamo già un appuntamento a Piazza della Repubblica, in modo tale che c'è già un riferimento, una certezza. Noi vogliamo fare una manifestazione autorizzata, pacifica come sempre, ma la vogliamo fare dignitosa, per noi e per tutti i cittadini romani e non solo. La manifestazione è una manifestazione di gay, lesbiche, transessuali, bisessuali, cittadini liberi. È una manifestazione che parte da noi, dalle nostre richieste, dalla nostra mancanza di diritti, ma è una manifestazione che si allarga a tutti i cittadini, si chiama Liberi Tutti, Libere Tutte, per i diritti civili e sociali in generale. E con questa situazione un po' surreale dei percorsi vietati, ben 3 percorsi vietati, 40 giorni di trattative, evidentemente c'è anche il problema della libertà di manifestare.